Oggi parliamo di una cosa, a mio avviso, molto interessante che tantissimi mi chiedono quando ne parliamo di persona. Come gestite i file in team? Sembrerà una banalità, ma costruire un giusto workflow lavorativo con tutti i progetti, tutti i file di cui si ha bisogno è una delle cose più importanti di una catena produttiva, special modo nel mondo digitale. Ed è per questo che nel tempo, con lo studio, abbiamo creato un processo lavorativo per il quale o si lavora singoli oppure si lavora in team. Abbiamo sempre la stessa metodica di archiviazione dei progetti, dei file, dell'utilizzo, del dove, del come metterli, insomma. E con questo video voglio portarvi quella che è la mia esperienza e il workflow di file che ho praticamente imbastito diversi anni fa e che tuttora funziona alla grande. Partiamo dal principio che questo tipo di workflow organizzativo gestionale può essere adottato sia da un singolo sia da un gruppo di persone. Naturalmente quando si lavora da soli si hanno altre necessità, in realtà si hanno meno necessità in quanto sei tu da solo a decidere come mettere una cosa, dove metterla e devi essere tu poi a ricordare dove l'hai messa e perché l'hai messa in quel posto, un giorno che ti potrebbe tornare utile, ti dovrebbe riservire. Nel mio caso io sono sempre stato un tipo molto schematico, quindi ho sempre avuto una cartella per progetto organizzata in un determinato modo con tante sottocartelle all'interno ed ogni mio progetto è organizzato sempre allo stesso identico modo. Questo però è un argomento specifico di un altro video. Quello che io voglio fare ora invece è spiegarvi tutta la catena produttiva di dove e come vengono conservati i file e come vengono gestiti i file. Partiamo dal presupposto che ci sono dei lavori, special modo nell'ambito nostro degli effetti visivi, ma non solo, anche della produzione, della post-produzione di contenuti audiovisivi, dove si lavora con enormi mole di file. Quello che io, il workflow che sto andando a presentarvi, è costruito in base alle nostre esigenze. Non è detto che sia adatto alle esigenze di tutti quanti gli altri. La mia necessità era quella di avere in un sol posto tutti i progetti di tutti gli artisti che stavano lavorando contemporaneamente con me. Ho provato tantissime strade e ho deciso nel tempo, insieme al mio più caro collega, di incentrare tutto attorno a Dropbox. Ebbene sì, un servizio clouding, sia professionale che per individuali, è una parte importantissima nel nostro workflow. Infatti abbiamo, almeno io ho l'abbonamento business, se non vado errato, quello che mi porta 3 tera di spazio in cloud, e io ho dedicato su ogni computer un hard disk dedicato a quella cartella di Dropbox dove può sincronizzare tutto. Ora su Dropbox, oltre alle cose personali, ho una cartella che si chiama lavori, d'accordo? E quella cartella per me è praticamente il fulcro dello studio. Cosa succede? All'interno di quella cartella io inserisco le sottocartelle dei vari progetti. Quelle cartelle, nello specifico, vengono poi condivise con tutti gli artisti che stanno lavorando. Ad esempio, abbiamo fatto recentemente un film, lo chiameremo Pinco Pallo, e abbiamo realizzato la cartella che si chiama Pinco Pallo UFX, e questa cartella era condivisa con 2 o 3 artisti digitali. Adesso c'è un contenuto all'interno di questa cartella che per me sono tutti i file. Tutti i file cosa significa? Significano i file da lavorare, quindi parliamo di giga e giga di roba che arrivavano dai laboratori delle post-produzioni, e abbiamo sferato anche il tera di materiale dedicato a un solo film e caricavamo tutto su Dropbox. Voi vi direte perché questo? Beh, perché noi abbiamo nel passato fatto altri test e tentativi, ma la grande potenza di Dropbox è il fatto che c'è un'estrema possibilità di condivisione e i server sono molto veloci. Noi in ufficio abbiamo anche un server, un NAS, però all'inizio, in una delle prime produzioni, era quello il punto di incontro di tutti gli artisti, dove a inizio giornata prendevano i materiali e a fine giornata li posavano, li mettevano praticamente, facevano una copia dei loro file sopra questo NAS, sopra questo server. Il grande problema era proprio quello, che c'era qualche artista che si dimenticava di caricare file, quindi io avevo necessità di un progetto e non riuscivo a trovarlo, e quindi dovevo telefonarlo, dovevo chiamarlo, oppure quando dovevano scaricare i file dal nostro server, noi avevamo un collo di bottiglia che è l'upload della nostra linea, che per quanto sia in ufficio una fibra a 1000, abbiamo un upload di circa 200 megabits per secondo, è un collo di bottiglia, perché se 10 artisti, 10 persone, 10 utenti devono scaricare contemporaneamente tutti e 10 dal nostro server giga e giga di roba, praticamente avevamo la linea a zero. Loro andavano lenti, noi in ufficio non potevamo più navigare ed era un vero problema.
Ed è per questo che abbiamo deciso di buttare tutto su Dropbox. Tanto sostanzialmente noi facciamo una, due lavorazioni contemporaneamente, non abbiamo mai superato il tera a lavorazione. Quindi sostanzialmente i 3 tera che ci dedica Dropbox sono più che sufficienti per questo scambio enorme di file. Certo, abbiamo tantissime altre soluzioni che adesso vi spiegherò poi come ho organizzato per tutte le altre necessità ed evidenze. Quindi abbiamo Dropbox con tutti i materiali dove vengono caricati tutti i file e ogni singolo artista può tranquillamente sincronizzare quella cartella sul proprio computer e si sincronizzerà la cartella dei progetti, la cartella delle risorse, dei footage originali, delle fotografie dal set, degli asset, quindi abbiamo una serie di sottocartelle che possono sincronizzare. La cosa fantastica di Dropbox è il fatto che Dropbox permette di sincronizzare o non sincronizzare una determinata cartella. Quindi nel caso in cui la cartella dei footage pesa 600 giga, tranquillamente l'artista può decidere di non sincronizzarla, quindi non scaricarla, e sincronizzare soltanto lo shot su cui deve lavorare. Ma ha sempre la possibilità di poter scaricare tutto. Quindi questa è la cosa bella, la possibilità di poter scegliere di cosa sincronizzare e cosa no. Tutti gli artisti lavorano nella cartella Dropbox, quindi tutti i progetti li salvano direttamente lì, li aprono da lì, li salvano lì, tutti gli export, gli asset, immagini, foto, font, qualsiasi cosa serva, mettono tutto in quelle cartelle all'interno di Dropbox. Cosa significa? Che tutto è costantemente sincronizzato e praticamente dato che noi siamo uno studio costruito sull'outsourcing, quindi su tutti i freelance che lavorano da distanza, permette a tutti quanti di avere sotto mano sempre i file di tutti e chiunque. Questo naturalmente grazie alla possibilità, nel limite delle nostre possibilità, per ora, perché c'è la versione Dropbox Studio, Professional, una cosa del genere, che ci permette di avere quanti tera vogliamo, quindi nel caso in cui cresciamo davvero tanto possiamo fare un upscaling da quel lato ed avere in pratica quanto spazio vogliamo. Ma cosa succede quindi? Che io parlo almeno sulla mia macchina personale, ho un hard disk dedicato, un SSD nello specifico perché così posso lavorare più velocemente, solo a Dropbox, quindi io sincronizzo tutto lì sopra. Oddio, quasi tutto, perché ho più computer e non su tutte le macchine ho hard disk capienti, quindi per esempio la workstation che ho in casa ha un SSD da 2 tera dedicati e finora non abbiamo mai superato i 2 tera, ma nel caso in cui dovessi superarli sincronizzerò soltanto delle cose ed altre no. Mentre ho un'altra macchina in ufficio con un hard disk in RAID 0 da 12 tera su cui sincronizzo tutta la cartella Dropbox costantemente e lì in pratica ho una copia stabile di tutti i materiali, quindi se ho necessità di prendere una cosa velocemente per non sincronizzarla perché può essere pesante, la vado a copiare, la metto nella mia cartella di Dropbox andrà a fare la sincronia, vedrà che sono gli stessi file e non dovrà scaricare nulla, semplicemente saprà che io adesso ho quei file. Quindi in pratica io ho, oltre ad avere sui vari computer che utilizzano tutti gli utenti i file li utilizzo, ho una macchina che scarica tutto sempre, quindi ha sempre tutto sincronizzato, e in più ho il server con tutto sincronizzato. Perché? Perché potrebbe capitare che domattina i server Dropbox per un motivo o per un altro crashano. Non possiamo accedere a quei file, ma noi in realtà io ho due copie di backup complete di tutto il materiale. La prima è su un hard disk fisico attaccato ad un computer che sincronizza costantemente, l'altra invece è il mio server che in automatico sincronizza tutto il materiale. E a quel server hanno comunque l'accesso tutti gli utenti, quindi possono comunque nel caso di necessità poter andare a prendere i materiali da quella cartella Dropbox sul server, e quando poi i server di Dropbox torneranno operativi sarà tutto sempre lì pronto per essere sincronizzato. Insomma, è tutto un giro praticamente per non perdere mai nessun file, per avere sempre tutto sincronizzato, tutti gli utenti, e io comunque ho sempre due copie di backup a prescindere di tutto il materiale per non perdere mai nulla durante il processo lavorativo. Poi finito questo processo di lavorazione, naturalmente ricarichiamo tramite un server FTP tutti i materiali al cliente, al laboratorio di post-produzione, e poi mano a mano cancelliamo da Dropbox, nel momento in cui abbiamo fatto le copie di backup, tutti i materiali di cui non abbiamo più bisogno. Eliminiamo soltanto tutti i file di progetto
per il tempo che il lavoro che abbiamo consegnato venga distribuito. Quando sappiamo che è distribuito, quindi il lavoro è letteralmente chiuso, prendiamo tutti i materiali, li backupiamo e li togliamo da Dropbox. E così ricominciamo il processo produttivo. A queste cose che vi ho indicato, naturalmente si aggiunge anche un altro server, un server FTP che abbiamo installato da 6 tera, se non vado errato, ed è soltanto dedicato quel server all'in-out con i clienti. In pratica facciamo essendo un NAS, facciamo un account con una cartella, diamo gli accessi e tramite FTP i clienti possono caricare i materiali oppure scaricarli da noi. Alle volte dipende dalle lavorazioni, noi diamo questa possibilità al nostro cliente, che nel caso può essere un laboratorio o un altro professionista dall'altro lato, che ha necessità e non ha un server di appoggio, gli diamo questa possibilità di poter scaricare o caricare il materiale, altrimenti noi utilizziamo i loro server, quindi carichiamo o scarichiamo noi il materiale da loro. Questo pippone ultra tecnico spero che si sia capito, non è proprio semplicissimo, può essere un po' più arzigogolato come discorso, ma secondo me è un'esperienza che volevo condividere, perché secondo me può essere un'esperienza importante per tanti altri, perché lavorando mi sono reso conto che tanti professionisti, tanti amici non avevano mai lavorato in team e non sapevano come organizzare il processo di distribuzione dei file. Io trovo che questo sistema per ora, per la nostra struttura, è più che congeniale, quindi funziona molto bene, ci dà dei livelli di sicurezza molto alto grazie agli standard di Dropbox e gli standard dei nostri server, che comunque sono tutti quanti certificati, hanno tutti quanti le protezioni, firewall, bla 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 bla. Insomma, ci sono tutta una serie di accorgimenti da avere quando si parla di sicurezza, ma li affronteremo successivamente. Siamo giunti alla fine di questo video. Io spero che queste informazioni tecniche sulla condivisione dei file e dei progetti siano utili a qualcuno e siano interessanti. Se così è stato, mi raccomando, mi lasciate un bel mi piace. Se avete qualche dubbio, domanda, scrivetemi qua sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirmi su Instagram, forse su Facebook, non ricordo più, e di iscrivervi a questo canale per non perdervi tutti gli altri video. Beh, io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.